Ciao, Kathy. Beh, immagino che lì tutti ti chiamino Kate. Confesso che mi fa un certo effetto pensarti in America. Accidenti. Come farò senza di te? Mi manchi. Ciao, Kathy, sono Doris. Mamma, non dovevi uscire con quel tizio? No, è andato tutto a monte. Beh, pazienza, non te la prendere, lui non era il tuo tipo. Hai già conosciuto tutta la famiglia? Spero siano democratici. Dai, mamma. Se vieni qui, saluta Kathy. Bene, torniamo a noi. Mia madre è rinsavita e ha troncato con quel terrorista albanese. Adesso è nella fase elaborazione e distacco, ma non sembra tanto depressa. È un buon segno. Ehi, sappi che ti sono vicina. Ora vivi in una famiglia allargata e terribile. Non vorrei essere al tuo posto. Carotina, ti sei cambiata, dobbiamo uscire. Devo andare. A dopo. Ciao. Siamo già in ritardo. Sai, Kathy, la cosa buona delle relazioni di mamma è che dopo ogni separazione ci porta al ristorante cinese. Salve, Schneider. Ho prenotato un tavolo per 6. Sì, accomodatevi, prego. 6? Ma noi siamo solo in 3. Aspettiamo qualcuno? Il mio amico. Ma non vi eravate lasciati? No, niente affatto. Che cosa te lo fa pensare? Tu hai detto che era andato tutto a monte. Allora che cosa intendevi? Sei troppo pettinato. Mamma! Doris! Doris! L'albanese! Adesso fa un respiro e cerca di buttare fuori tutta l'aggressività. Nils! Ciao, Jagmur. Ciao, Cem. Lui è Nils e lei è... Lena! Ci siamo già conosciuti. Quasi. Tu sei quella che scappa quando vengo a trovarti. Già, è che preferisco non entrare in confidenza con i fidanzati di mamma, così non soffro quando si dileguano. Perdona, la pensa di essere spiritosa. Grazie, ci contavo, mamma. Ciao, io sono Lena. Jagmur. Il nome Letizia. Allah ti benedica. Chi deve benedirmi? Come va? Io mi chiamo Cem. Che razza di gente è? Hippie, sai quanto li odio. Sono anche prevenuti. Iniziamo bene. Ci sediamo? Io lo dicevo. Questo posto non mi piace. C'è un'atmosfera troppo armonica. Ragazzi, dobbiamo dirvi una cosa. Si serve essere le mie chistiores. Che lingua è? Albanese. Ma... Ehi, cosa fai? Offendi? Questo è turco, capito? Delle mine. Sapete, Metine, io... Sì, Doris ed io... Pensate, ormai è più di un anno che ci frequentiamo? Sì, è incredibile, ci conosciamo da un anno. Cavolo, davvero? Un anno e ancora vi sopportate? Noi... Scusi. Avrei deciso per il 34 da bere un ginger ale, grazie. Vogliamo andare a vivere insieme? Sì. Cosa? Hai ordinato il 34, ottimo. Adesso mi sento meglio. Papa! Va tutto bene? Bene. Mamma prende una decisione pazzesca senza avvisarmi. Cosa vuoi che sia? Guerra totale. Questa sono io. Felice. Prima che mia madre si innamorasse e la mia vita andasse in frantumi. E adesso vivo in una famiglia allargata. Un incubo del quale avrei fatto volentieri a meno. Ti ha detto che andremo a vivere con una famiglia che non conosciamo. E tu cosa l'hai detto? Ho detto se sei convinta che ne valga la pena. Possibile che tu non abbia mai un'opinione. Hai 13 anni, non sei più un mocciosetto. Tira fuori un po' di carattere. Sì, lo so, ci sto lavorando. Noi stiamo bene così come stiamo. Noi due e mamma single. Gli renderò la vita molto difficile. Il terrorista tempo un mese dovrà fare i bagagli. Mamma non voleva dirtelo perché tu pensi solo a te stessa. Io sto pensando al nostro equilibrio. Sarà colpa tua se mamma a 60 anni sarà ancora sola e dovrà seguire una terapia. Lei è una terapista, segue comunque una terapia. Se le vuoi davvero bene. Smettila, Nils, sai che le voglio bene. Per questo mi arrabbio. Allora è l'occasione buona per dimostrarglielo. Sono sempre io quella che ci rimette. È lei che pensa solo a se stessa, non gliene importa niente di me. Sai che non è vero. Cercherò di adeguarmi e poi vedremo chi la spunterà. Qualsiasi cosa dica, non prenderla sul serio. Sì. Buongiorno.
mamma, padre, fratelli, a noi, agli Schneider e ai... Osterk, Metin. Agli Schneider e Oetz Muerz. Salute. Grazie. Alla nuova famiglia. Brindiamo. 3 settimane, poi tornerà tutto come prima. Mi dica, ha servito maiale su questo piatto? So che molte specialità sono cucinate con carne di maiale. Voglio un piatto nuovo, se non le dispiace. Sono musulmana. È un fatto di religione. 2 settimane. Sono stata troppo ottimista. Da quella sera sono passate 2 settimane. Mia madre non ha ancora cambiato idea. Il terrorista albanese, che non è un terrorista albanese ma un commissario turco, non è ancora stato liquidato. E ora stiamo traslocando, andiamo a vivere tutti insieme. Oh! Bene, abbiamo tempo per il nostro rituale. Uff, è proprio necessario. Ma per favore, non voglio fare il cerchio. Ora sintonizziamoci e parliamo delle nostre paure. Le dobbiamo tirare fuori e liberarcene. Io ho paura che la nostra vita possa cambiare. In senso negativo. Noi ti amiamo, Lena, e faremo in modo che la nostra vita non cambi in senso negativo. Io ho paura che non riuscirò a rendere felice Metin. Anche sessualmente. Oh, per favore, mamma! Allucinante. Questo esercizio non funziona con gli adolescenti. Non è bellissima? Sì, altro che. Dille sempre di sì. Non è la casa dei nostri sogni? Io avrei il DNA in comune con quella donna, impossibile. Ecco che arriva il bullo. Benvenuto nello stato di polizia. È un ispettore. Lui cerca indizi e dice che gli basta un solo pelo per scoprire il colpevole. Allora tu puoi stare tranquillo. Jam, ti piace? Avrai i peli anche sulla schiena. Beh, si sa che i turchi hanno la schiena pelosa. È possibile che mamma lo depili. Su, scarichiamo. Cerca di attenerti al piano. Fase 1, fare amicizia con Metin e i due nuovi fratelli. Beh, io non lo chiamerò mai papà. Sei prevenuta. A me piacerebbe dire papà. Papà, è così facile dirlo, è che noi non ci siamo abituati. Nils, a chi la vuoi dare a bere? Stai cercando di contenere il trauma. Poi c'è la fase 2, noi diventeremo una vera famiglia. Ti rendi conto che vivremo insieme? Sì. Ti amo. Tua figlia mi sembra sul piede di quello. Sì. No, all'aria tranquilla. Scatoloni pieni di spazzatura. Guardali, sembrano 2 pezzenti. Ehi, guarda quei 2, Jaguar. Sembrano usciti da una pubblicità. Sono davvero penosi, sono così tedeschi. Ehi, bei pantaloni. Già, anche tu. Bella la tua divisa. Doris, no! Ti ho detto di no! No, Doris, no! No! Stasera ci diamo una bella depilata. Ecosistema familiare. Oh, lascia perdere. Me l'ha regalato una collega, non l'ho ancora detto. No. Un momento. Amore, questa è la mia prima vera famiglia e voglio sentirmi pronta, all'altezza. Un nucleo di 6 teste pensanti ha bisogno di leggi. Qui esiste solo una legge e dice così. Io ti amo, Doris. Sei così kitsch. Già, per questo che ti ho accalappiata. L'hai accalappiata perché era nel piano della sua crisi dei 40 anni. Non per sminuirti, Metin. Ma se mia madre fosse un uomo, potresti essere una Porsche. Ragazzi, avete scelto una stanza? No, ma... stavamo giusto per farlo. Mami. Oh! Levati! Mia... Io prendo questa ovest.
Oh, si dorme ad ovest. Calma, Lena. Là dentro troverai la tua pace. Sarà la tua camera. Mamma! Allora costruiremo una parete di visori. Grande idea. Quando? Lo faremo. Presto. Presto? Intanto potete cercare di fare amicizia, carotina. Quando è presto? Mai. La mia intimità è andata a farsi friggere, Katie, e già questo sarebbe il movente ideale per il primo omicidio, ma abbiamo stabilito che la fase 1 è una missione di pace. Sai, credo che possa essere divertente, come un campo estivo. I giovani partono per i campi estivi solo per fare sesso e prendere droga. Raiden, Yamu, la devi smettere di dormire per te. La sveglia con il solletico. Mamma, aiuto, le orde turche. Non ti azzardare a sfiorarmi. Scusami, volevo solo farti ridere. Qui ci sono regole che vanno rispettate. Questo è il mio quartiere, la mia strada, la mia casa. Devo pagare un pedaggio? Turco per principianti, prima lezione. Cem è tuo fratello. Ho la responsabilità. Fratello Cem, sintonizzati sulla mia frequenza se vuoi parlare con me. Cercherò di essere chiaro. Datti un contegno, signorina Schneider, o scatini l'ira dello zio Osturk. I miei saluti. Idiota. Maledizione! Niels, il tuo tè con limone. Grazie, ciao. Io devo scappare al lavoro. Ci vediamo dopo. Passate una buona giornata. E la colazione? La cucina è 2 gradi a ovest dietro di te. A destra il frigo nuovo di zecca. Ciao, coniglietto 1. Ciao, coniglietto 2. Danie beraberisia. Yemek nyap msenebile bilmior. Giusto, Cem. Sì, hai ragione. Dice che oggi sei davvero bellissima. Oh, grazie, Cem. Sei tanto carino. Ma è matta! Adeguati, qui siamo in Germania. Ora vieni in cucina con me e dammi una mano. Forza, anch'io devo andare al lavoro. Prendi le cose difficili. Una donna deve occuparsi della casa, non della carriera. Ah! Diavolo, tu un fornello, mi sono scottato. Possibile che devo fare tutto da solo? Oh, sentito, mio padre pensa esattamente come me. Adesso tutti con me. Tedesco per principianti, prima lezione. La signorina Schneider fa quello che vuole. I vicini possono vedere. Tu non li devi provocare. Io non voglio problemi, chiaro? Sì, certo, sultano. Ora mi verrai a dire che è colpa delle donne se vengono violentate. La storia del pudore è una scusa inventata da qualche fascista musulmano per evitare che le donne possano emanciparsi e pretendere la libertà. Ma tu parli sempre così tanto. Scusa, effetto collaterale dovuto all'intelligenza. Erika Young sarebbe fiera di me. Nessuno si è degnato di lavare i piatti. È il cadavere d'un tacchino. Mamma cucina oggi. Mamma, non sei costretta? No, ti prego, non lo fare. Cosa? Cosa non deve fare? Non devo assolutamente farcire il tacchino con il cavolo rosso. Doris, wow! E che cosa ci vuoi mettere dentro al tacchino? Giusto, come pensi di farcirlo, mamma? Una mela. Mele, tante mele. Tante buone mele. Mele?
Mamma, stavolta il tacchino è davvero squisito. Come sempre. Pensavo che non sai cucinare. Non sa cucinare. Tu non mi conosci, carotina. Oh, vuol dire che 16 anni di fast food me li sono immaginati, scusami. Allora, oggi che cosa avete fatto di bello? Vi siete già ambientati nella nuova... Scusa. Caffè, tè, cioccolato, c'è anche l'orzo. Ma io mi aspettavo un dessert. Gem. Non mi piace il tono con cui ti rivolgi a mia madre. Non ho fatto niente di male, ho solo chiesto un dessert. Ehi, Yagmur. Perché preghi esattamente? Perché tutto torna come prima e voi ve ne andate. Allora mandagli un saluto da parte mia. Pensi di odiarmi quanto io odio te? Direi di sì. Secondo me quello che fai è folle, non lo capisco. Tanta enfasi, la Mecca, non so. Nazista. Mamma, andiamo? Oggi è mercoledì, andiamo a prendere un caffè, ti accompagno al lavoro. Vai tu, stamattina ho deciso di occuparmi della casa. Sto imparando a fare i dolci, che te ne pare? È una battaglia persa, tanto vale rinunciare subito. Buongiorno, ehi, Germania. Metin, cosa hai fatto a mia madre? Che meraviglia! Devo fare la spesa? Serve qualcosa in particolare? Sì, vorrei indietro la mia vita. Vacanze multietniche. Dove puoi visitare contemporaneamente l'Italia, la Grecia e la Turchia? Solo in Germania. Potresti levarti dall'altalena? Sam, sei davvero un figo. Grazie, e tu davvero emancipata. E non so quanto ti conviene. Vai adesso. Vai e colpisci. Oh, 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 ok. Non balbettare, concentrati. Oh. Grazie. Dimmi tutto. Ciao, vorrei un kebab vegetariano senza cipolla, con un po' di salsa rosa, quella senza aglio, non molto piccante. Bene. Ciao, baby, non sei di qui, vero? Questa è zona mia, devo conoscere tutte le ragazze che vengono a trovarmi. Va al diavolo! Non fare la preziosa. Il tuo kebab. Grazie. Ciao. Aspetta. Ma che cavolo vuoi? Io allora me ne vado. Sam! Smetti. Ehi, dici a me, dici a tuo fratello. Sì, ho bisogno di te, aiutami! Non sapevo fosse tua sorella. Adesso ti spacco la faccia. Te la sei voluta, forza! Non così forte! Deve sembrare una cosa reale! Sei un vigliacco! Non farti più vedere, o con le tue ossa ci gioco a Shanghai! Come va, Lena? Ma hai visto che cosa mi ha fatto quel bastardo? Sì, ora ci sono io. Sì, ci sei tu. Grazie. Cerca di calmarti, eh? Vitello al curry e patate. Come mai così silenziosa? No, non sembra vitello. Certo, l'ho comprato oggi. Ha un sapore diverso. O forse... è pollo? L'acqua è finita, riempio la brocca. No, non è neanche pollo. Guarda cosa ho trovato tra la mia roba. Delle foto tue e del tuo amico Costa. Ma questo è il tipo di oggi. È un tuo amico? Che schifoso viscido verme! Con me avete chiuso, chiaro? Voglio tornare a casa mia! Mamma, la fase 2 è andata a rotoli! Non diventeremo mai una famiglia, scordatelo! Accidenti! Si sono sbagliati, mi hanno rifilato il maiale! Tu sai che ti voglio bene, mamma, è esattamente per questo che devo farlo! Credo che sia manzo! Non è manzo, Yagmur, eh! L'ha ordinato in rosticceria, come sempre. Non sa cucinare, odia cucinare. Lei è stata tutto il giorno al lavoro mentre voi ve la spassavate. È libera, riuscite a concepirla, è una persona libera. Perché la costringe a fare cose che non le appartengono? Non contate più sulla mia collaborazione. Bobo? Yamur? Bobo? Yamur, non è la fine del mondo. Ma che sta succedendo?
Tesoro, abbiamo venduto l'appartamento. Avevi detto che nulla sarebbe cambiato. E io ci avevo creduto, è cambiato tutto, tutto. Perfino tu. Allora lo ammetti. Capita che ci si adatti un pochino per far funzionare le cose. Tu non hai mai fatto funzionare un bel niente. Lo so, mi dispiace. Ma sapevo che mi avresti ugualmente voluto bene, malgrado cucinassi male e avessi poco tempo per voi. Certo, chiarissimo. Ora infatti è diverso. Mi dispiace. Io voglio uscire da questa specie di incubo. Voglio che tutto torni come prima. Lena, la situazione è cambiata, ma noi siamo liberi di essere noi stessi come lo eravamo prima. Ma non c'è niente che ci accomuna. Loro vivono come un branco di bestie. Fanno tutto insieme e dormono insieme. Sai, le bestie quando hanno freddo provano piacere riscaldandosi l'un l'altra e facendosi compagnia. Freddo? Abbiamo il riscaldamento e la TV. D'accordo, se ci tieni tanto ce ne andremo. Anche se io amo Mithrin. È quello che vuoi. È quello che vuoi veramente. Odio quando fai la scena. L'aria tragica non ti si addice. Ma di solito funziona. Dunque, miei cari, da ora in avanti dobbiamo imparare ad accettare il fatto che siamo diversi. Doris continuerà ad essere una pessima cuoca e pessima casalinga, perché questa è la donna di cui mi sono innamorato. E lavorerà tutto il giorno, naturalmente. Quindi tutti dobbiamo dare aiuto a casa. Specialmente tu. Lena, a te non serve un padre. L'abbiamo capito. Ma questo non ti autorizza a trattarmi come un criminale. Io sono un poliziotto, un bravo poliziotto. Eh sì, non provo niente. Niente, certo. Un senso di sicurezza. Sicurezza? Cavolo, datti un contegno. Bene, ricominciamo tutto da capo. Io sono Doris. Piacere, tuo vera. Fratello Nils. Nils? Piacere. Io amore. Lieta. E adesso facciamo una bella foto di tutta la famiglia. È proprio necessario, l'orrore non va immortalato. Chiedere perdono è una cosa da femminucce, ma ti chiedo perdono. Perdono negato. Allora, avete fatto amicizia voi due? No, affatto. A una ragazza l'ho scoperto facendo le pulizie. Ching, perché non ci hai raccontato di tua nuova ragazza? Ragazza? Una ragazza? E quanto lo paghi? E che ne è della promessa che ci saremmo impegnati per diventare una famiglia? È tutto qui il bene che mi vuoi. Ci proverò.